Ok, ci riprovo. E scelgo Raiden ancora. Stavolta voglio almeno arrivare a Shang Tsung e a Goro, che sono i due boss. Quei calcioni. Ho vinto la prima. Provo la Kamehameha. Ho vinto. Vediamo se riesco a usare la Fatality. Eccola qua. E faccio esplodere la testa. Sub-Zero il secondo. Sub-Zero che poi negli ultimi Mortal Kombat diventerà uno dei personaggi più belli. Grazie a delle Fatality bellissime. Qua vince lui congelandomi. E quindi round 3. Devo cercare di perdere meno crediti possibili in questa manche, come posso dire. Fatality. No, niente. Niente da fare, ma ho vinto, quindi vado al terzo avversario. Flawless Victory, tra l'altro. Scorpion. Proprio tantissimi pugni e Raiden wins. Credo che questa sia una delle mosse più broken di tutto Mortal Kombat. Ho già vinto. Ed è anche Fatality. Testa esplosa per Scorpion. Time bonus, Fatality e Flawless Victory. Non capisco perché ogni volta che c'è Liu Kang va via la musica. Vince Raiden, ho subito solo un colpo, per poco Flawless Victory. Soprattutto Liu Kang. Ho vinto Fatality! Anche a lui. Ken adesso. Ken vince il primo. Non mi ricordo quanti crediti ho perso. Credo uno. Ah no, ecco, questo dovrebbe essere il primo forse. Qua vince ancora Keno. No, no, non lo riesco a battere. Vince ancora lui. Sempre Raiden. Raiden wins. Con dei calci, si abbassa. E ora... No, niente fatality. Ma adesso vado agli ultimi due rimanenti tra gli scontri uno contro uno, che sono Johnny Cage e il Mirror Match contro me stesso. Ok. Ah, mi sono chiuso io, ho sbagliato qua. Vince Raiden. Raiden che proprio non me lo ricordavo così forte. Fatality anche a Johnny Cage e non riesco ancora a farla. Comunque Flawless Victory, 85 secondi rimanenti. Mirror Match, Raiden. Dove dietro vediamo Goro. Il guerriero di Shang Tsung ed è il campione da tanti tornei ininterrottamente.
Prova a chiudermi, ma lo salto. Vai. Ok. Ok, chiusa. E ora niente. Niente fatality su me stesso. E ora vado negli scontri 2 contro 1. Ok, ecco il secondo. Ho parato il colpo, ma... Prova. Ok, prova la super rimonta. Da un colpo. Sì, mamma mia. Ero rimasto a pochissimo. Dai. Ok, senza prendere danni ho battuto Keno molto facilmente. E ora Scorpion che mi riesce a colpire però. No, però niente. No, no, però vado a vincere. E non riesco ad usare la fatality. Ora vado al secondo. Ok, battuto Johnny Cage, ora Sub-Zero. Mentre qua dietro c'è questo, Shang Tsung. E vince Raiden. Ok, non riesco a colpirlo adesso. Contro Sub-Zero con poco meno di metà della vita. E vince lui 1-1. Questa mossa è anche forte perché toglie abbastanza, anche se viene parata. Quindi la continuerò ad usare. Ok, battuto il primo senza subire danni. E ho vinto. Ed è anche la fatality. Ultimo endurance match contro Liu Kang e Sonya Blade. Vediamo qui. Manca poca vita a me e poca vita a lei. Dovrei riuscire a vincere. E infatti vince Raiden con poca vita rimanente. Se vinco qua vado contro Goro. Ok, battuto il primo. E ora ho tutta la vita per battere Sonya Blade. Credo. Sì, infatti vittoria. E non riesco a fare la fatality perché ho proprio sbagliato la combinazione questa volta. Flawless victory. Eccolo qua, subito Goro. Che mi attacca subito. No, non mi ricordavo sta roba. Pensavo aspettare, avevo lasciato tutto. Ma anche lui si prenderà la lamerata. Quindi praticamente contro Goro uno deve farsi tutto... Tutti... E tre gli incontri contro tre personaggi. Qua si mette a saltare su di me e vince. Mio Dio. Se lasci almeno per un secondo questa mossa ti attacca e ti schiaccia. Ecco, ho lasciato, ho fatto male. Credo che questa la porto a casa però. Infatti è così. Vince Raiden con un metodo bruttissimo, scusatemi. Ovviamente con una difficoltà un po' più alta battere Goro è difficilissimo. Con la difficoltà difficile come ero all'inizio sarebbe stato quasi impossibile, visto che faccio schifo. E intanto sto perdendo anche così, eh. E infatti ho perso anche così e ho perso il credito. Oh mio Dio, subito si è lanciato contro. Oh, stavolta sono riuscito a colpirlo. Ah. Devo continuare. Devo continuare, devo continuare, devo continuare, devo continuare. E vince lui, riesce ad annullarmi la mossa. Devo vincere per forza adesso.
perché ogni mossa di Goro toglie tantissimo. Flawless Victory addirittura. Più 200.000. Ora round 3, non devo sbagliare. Dai, manca poco. Manca un colpo. Ok, ho battuto Goro. E vado contro l'ultimo. Shang Tsung. Eccolo qua. Cosa succede? Ah! Shang Tsung si è trasformato. Ho vinto comunque. Mentre aveva perso una gamba. Outstanding. Batte Shang Tsung. You are now the Supreme Mortal Kombat Warrior. Quindi è Raiden a vincere il Mortal Kombat. Ed ecco qui. Quindi questo gioco è finito. Se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale, mettete mi piace, tutte queste robe qui. Have a nice day, come ultima frase. Da Bomb777 è tutto, ciao a tutti.